siamo umbratili, anche un po' invernali. Il modo che ho di scrivere in qualche modo si radica con più forza nell'immaginario della gente, però per me non è facile darti questo tipo di risposta, perché implica che accetto certe premesse, cioè non mi è facile per me dire perché abbiamo successo in questo senso. È un dato di fatto che noi siamo molto lusingati di come, nonostante noi continuiamo a cercare di fare le nostre cose e non in nome e in base a una sorta di intransigenza che potrebbe anche essere un po' ottusa, noi non vogliamo dimostrare che siamo difficili, sarebbe sciocco. Prima di tutto noi tentiamo di dimostrare a noi stessi, anzi cerchiamo di soddisfare noi stessi e il nostro gusto personale, che è un po' come dire prima di tutto componiamo per noi stessi. Per quanto sembri un po' retorica come affermazione, un po' altisonante, però alla fin fine, stringi stringi, il discorso è proprio, il succo della questione è proprio quello. Ed è una gran fortuna constatare che una volta che abbiamo soddisfatto noi stessi, poi anche la gente è soddisfatta di questo. Partiamo da un principio di onestà totale, per cui cercando di assecondare il nostro gusto, se questo implica andare in quella direzione, evidentemente si salvaguardia il principio della onestà, e il perché si va in quella direzione non saprei dirtelo. Siamo anche persone molto spiritose, ritengo, fra di noi e intorno a noi, insomma, succedono sempre cose comunque simpatiche e divertenti. Evidentemente nei confronti di un qualcosa che ha a che fare con composizioni e dunque creazioni, processi creativi, eccetera, siamo più a nostro agio quando non tutto va bene. Io personalmente i testi li compongo meglio quando sono più a disagio che non a mio agio, nei confronti della vita, probabilmente delle cose. John Keats, che era un poeta particolarmente all'altezza, direi, un grandissimo, sosteneva che quando il disagio non c'è, l'arte muore. Se lo diceva lui, probabilmente c'è qualcosa di vero. Questa è la verità. Questa è la verità. Questa è la verità. La parola messaggio mi spaventa sempre, perché mi riconduce sempre a qualche cosa di dogmatico che veramente i Marlene rifuggono, quasi ormai per principio, anche se sembra un'impostazione un po' rigida. Però cos'è il messaggio? Noi non vogliamo insegnare niente a nessuno, noi vogliamo presentare il nostro mondo. Perché poi a me il messaggio mi riconduce sempre a questioni politico-sociali. Forse sono limitato io, ma ho questa sorta di deviazione. E quindi noi non è che portiamo dei messaggi, noi portiamo le nostre cose e le presentiamo alla gente. Hanno anche delle valenze estetiche le nostre cose. Perché quando uno lavora una propria opera, una propria composizione, in ogni caso inevitabilmente tende al bello, nel senso che se ci lavora per un fine bello. Poi la merda d'artista può darsi che sia brutta per il 99% dei fruitori, ma per colui che l'ha fatta in ogni caso potrebbe essere un qualcosa di bello, secondo il suo gusto personale. Non hai mai avuto a che fare con la fissa cruciale, cagna fedele come l'ederà, un rampicante del cuore in dirittura fina. Le spore sono una selezione di musica che abbiamo fatto insieme al nostro produttore Marco Lega, che in due anni passati a comporre ci siamo ritrovati sui nastri, perché suonando così tanto insieme ci sono dei momenti in cui nascono delle improvvisazioni, che stai lavorando molto magari anche di testa sull'arrangiamento di una canzone, fai un attimo una pausa, uno sta suonando, continua a suonare, cambia tutto, si gira pagine, si improvvisa e nascono altre cose. Sicuramente saranno un punto di partenza per tutto
percorso futuro, così come è già stato per il Vile. Nel contesto di quel testo, nel contesto di quel testo. Complimenti per la festa, una festa del cazzo, sei così cara e inutile, mia dolce creatura immobile. Quando si sale sul palco, quando si sale sul, dal mio punto di vista, quella è la cosa, è il senso di tutta la faccenda. Allora, noi passiamo tanto tempo insieme, viviamo insieme. Abbiamo speso più di un anno di tempo a comporre le canzoni di questo disco. E questo vuol dire per noi trovarsi tutti i giorni, per parecchie ore al giorno, nella nostra sala prove a suonare. La nostra attività non è un lavoro in senso standard dell'idea di lavoro, bensì è qualcosa che va un po' oltre. Festa! È timbri il cartellino, vai a casa, vai a dormire, ti svegli il giorno dopo, eccetera. Vivi insieme, condividi la tua vita insieme ad altre persone, acquista una valenza superiore come approccio anche nelle cose che fai, nell'aspetto lavorativo di quello che fai. Quindi lo consideri importante non per far soldi, non per la gloria e la fama, lo consideri importante per la tua vita, ti occupa tutta la vita. Ci sarebbe da scoprire tutto ciò che da apprezzare, lo sento, sarebbe bene, non potessimo parlare, non balli, sorridi, saluti, mi sputi, la birra che bevi graziosa, silenziosamente ti mando a cagare, non sai come stai. Ci vediamo così tanto quando siamo al lavoro, sulle nostre cose, che è così tanto, credimi, proprio tanto, soprattutto in quest'ultimo periodo, che è quando non c'è da lavorare tendiamo a separarci. Inevitabilmente, perché ci interessa anche riuscire a coltivare altre cose che non siano quelle che hanno a che fare con la musica.